Buongiorno Friuli, pronti anche con la parte sportiva della nostra rassegna stampa. Andiamo insieme con tutti i temi legati alla nostra Udinese e anche al calcio nazionale che si appresta nella giornata di oggi a vivere anche una super sfida per quello che riguarda il panorama della Serie A. Prima però il mondo bianconero, tra l'altro vi ricordiamo subito un appuntamento imminente, quello alle 10:30 con la sfida, la nostra primavera che gioca in quel di Bari. Ieri invece ha giocato la prima squadra, la formazione di Mister Gigi Del Neri, l'amichevole del giovedì ormai tradizionale, si era saltato l'appuntamento solo appunto nell'ultima settimana, senza Fofana. La foto è dedicata ad Emmanuel Badu che dà il 5 ai compagni del Neri, ora punta su di lui, provati a lungo Kums e Balic, dopo però entra la possibile mediana anti-Pescara. Questo il segnale che arriva dal test con il Bassano. Da una parte c'è ovviamente anche la promessa, Andrea Balic a caccia dell'esordio, 19 anni, eravate in Friuli nel gennaio del 2016, uno dei talenti del calcio europeo, ma finora qui non ha fatto neppure una presenza ufficiale. Ancora a fianco un'altra foto, quella di Cyril Theroux, il dubbio, Theroux che ha saltato la Juve, non è stato convocato per la gara con la Juventus, complice di acciacchi al ginocchio sinistro che si stanno trascinando da mesi, ma ieri è tornato al gol in amichevole. E allora, proprio per questo, abbiamo aperto quella che è il tema dell'amichevole con il Bassano, finita 5-0, la doppietta di Evandro, i gol singoli per Duván Zapata, proprio per Cyril Theroux, ma anche Rodrigo De Paul, li andiamo a gustare nella sintesi di Stefano Giovanpietro e Gianluca Lena. Si comincia con il primo pallone battuto dalla Bassano Virtus agli ordini dell'arbitro Daniel Amabile della sezione di Vicenza. Gli assistenti sono Farina e Sandri. Vedrà delle italiane soltanto la Roma impegnata contro il Lione. Aliadna nel frattempo fa correre Matos, la finta di Rieder Matos, palla all'indietro. Evandro non riesce ad arrivare sul pallone per l'ottima chiusura da parte di Bernardi. Allenati da un grande difensore centrale come Bertotto, mentre Zapata sul secondo palo va a segnare il gol dell'1-0. Gran palla da corner di Sven Kums per l'incornata implacabile di Duván Zapata, che è tornato al gol e non vuole smettere. Ecco, Kums allora diventa importante. Adesso Bernardi, la sfera ancora a servire Minesso, cross di Mancino, Maestrello, Scuffet. Adesso la palla in verticale per Gabriel Silva, la chiusura attenta di Stevanino che poi si fa rubare il tempo da Matos e anche il pallone, finta di Matos che pensa fino all'ultimo a chi servire. Evandro 2-0 dell'Udinese con il numero 10 bianconero che deve solamente accompagnare in rete dopo la strepitosa e travolgente azione di Matos. Sufficiente Stevanini in questa circostanza, si è fatto rubare facilmente palla da Matos che è stato bravo a lasciare sul posto Bizzotto, troppo fermo sui piedi, non sulle punte, non ha voluto accompagnarlo, è arrivato sul fondo, ha messo questo bel passaggio all'indietro. Va assolutamente riconosciuto quanto detto su Duván Zapata, mentre qui seguiamo Evandro, miracolo di Bastianoni. Evandro entra in porta con il pallone, la doppietta di Evandro, che giocata ancora una volta da parte del brasiliano, splendido cross di Ali Adnan, il sinistro al volo su cui è stato anche bravo Bastianoni, che poi non ha potuto far nulla sulla seconda battuta ancora di Evandro. Oh, ma di una squadra che si sta allenando al massimo per cercare di uscirne ovviamente al più presto, mentre arriva il duplice fischio di Amabile. Quel colloquio tra Del Neri e Balic lasciava presagire questo rispetto a quanto vi ho detto 10 secondi fa. Si sono invertite le posizioni Balic e Kums. Ali Adnan la regala di nuovo a Formiconi. Altra leggerezza da parte dell'iracheno. Cerca la chiusura del triangolo. Il Bassano scuffetto in due tempi sul tiro di Candido. Non scendiamo nei particolari. Comunque il velo di Perizza De Paul. Che grandissimo gol di Rodrigo De Paul sul velo di Perizza, sull'ennesima iniziativa di un positivo Ali Adnan. Tiro a giro all'incrocio dei pali, una delizia. 4-0 di Udinese. Ma De Paul ce l'ha questo colpo, riesce sempre a calibrare il destro. Jankto di testa,
verso Alfredson che prolunga per Badu, 4 contro 4 dell'Udinese, parte la rincorsa di Badu che lancia nel corridoio Cyril Terreau davanti a Piras, lo supera e deposita in rete. Il 5-0 segna Terreau su una grandissima ripartenza di Emmanuel Badu, tra i più positivi di questa seconda frazione dell'Udinese. Transizione condotta nel migliore dei modi, è così che l'Udinese quando recupera palla, cosa che invece non avviene spesso durante il campionato, dovrebbe fare. Gashi ignora la sovrapposizione di Formiconi, poi va da Candido, buona la sterzata di prima, Candido Scuffet, in calcio d'angolo si conferma Candido il pericolo principale del nuovo attacco del Bassano, ma bravo con la mano di richiamo Scuffet. Bravo Candido. Il giocatore con il numero 19 Soprano, De Paul chino sulle gambe e arriva il triplice fischio, la vittoria netta e rotonda dell'Udinese sul Bassano per 5-0. Dunque questo è il risultato finale, test sicuramente positivo contro la formazione di Lega Pro, un test ovviamente in vista della sfida con il Pescara. Queste le notizie che andiamo a sfogliare proprio in vista della trasferta all'Adriatico. Con la seconda pagina sportiva torneremo dopo sulla prima perché c'è anche qualcosa che riguarda la prossima gara interna, quella con il Palermo. Andiamo però con ordine. Intanto l'arbitro, la prima volta dell'anno con Celi, l'arbitro diviso tra Campobasso e Bari, dunque debutto stagionale per quello che riguarda il fischietto con i bianconeri, con a fianco anche quella che è tutta la giornata di Serie A. Come vi dicevo, il venerdì parte fortissimo perché c'è Juventus-Milan, ne parleremo dopo nel nostro spazio dedicato con la Gazzetta. Ovviamente siamo focalizzati noi sulla gara delle 15 domenica, dove incontreremo un Pescara che sta lavorando sodo con Zeman, Atletica e Tecnica. Zeman torchia al Pescara nel box dedicato alla prossima avversaria. Gilardino operato mentre Zampano ha la febbre, dunque non si è allenato. Lavoro differenziato per Baebek, Campagnaro e Vitturini. A proposito di lavoro differenziato, non c'era nell'amichevole di ieri Felipe, un altro dei temi toccati e tastati dal quotidiano, edicola questa mattina dal Messaggero, con Felipe che salta il test. Si scrive: Angela scalda il motore, pronto se il mister avrà bisogno di me. E dunque l'intervistato del giorno è stato proprio Gabriele Angela nella giornata di ieri. Lo andiamo ad ascoltare al microfono di Stefano Giovanpietro con le sue impressioni dopo il 5-0, dopo la vittoria sul Bassano, in cui è stato protagonista nella prima frazione con uno scampo anche di riprese, soprattutto ovviamente la sua voglia di essere disponibile, magari appunto essere anche titolare nel caso in cui Felipe non dovesse essere al top nella trasferta di Pescara. Sì, diciamo che queste partite servono a noi che giochiamo un po' meno per, insomma, avere sempre ritmo nelle gambe. E niente, penso che ogni partita sia diversa e noi cerchiamo sempre di fare il massimo e di stare concentrati, cercando di dare delle risposte positive per convincere, insomma, il mister. Risposte positive le date anche nell'ultimo spezzone contro la Juve, è entrato in un momento delicato e tra l'altro altro spezzone di gara importante, quello contro il Milan, ultima vittoria di stagione dell'Udinese, bisogna centrarla di nuovo a pescare. No, ripeto, io cerco sempre di farmi trovare pronto, anche perché è quello che devo fare. Certo, penso sia una partita molto difficile a Pescara. Chi pensa che sia facile sbaglia, chi conosce un po' di calcio lo sa, quindi loro giocheranno alla morte e noi dovremo fare lo stesso, cercando di portare a casa punti importanti. C'è poi questo piccolo allarme su Felipe, Angela, siamo pronti? Ma ora non lo so, vediamo se Felipe recupera. Comunque io sono a disposizione, sono sempre pronto e devo fare il mio dovere, ecco. Penso che l'atteggiamento non sia mai mancato, insomma, noi vogliamo sempre far bene. È normale che certe volte non riusciamo e questo ce ne dispiace. Noi cerchiamo sempre di allenarci al massimo. Con la Juve penso che abbiamo dimostrato di avere qualità e di essere un gruppo, di avere motivazioni importanti. Certo, con la Juve le motivazioni vengono da sole, però giocare contro la Juve non è mai facile. Ora dobbiamo far bene anche a Pescara, che sulla carta sembra una partita semplice, ma non lo è. Chi conosce di calcio sa che sarà una partita veramente difficile, e dobbiamo trovare le motivazioni dentro di noi per far bene.
Da un numero 4 del presente che scalpita a un numero 4 del passato con tanto di fascia da capitano che è tornato su un campo che conosceva benissimo da giocatore. Parliamo ovviamente di Valerio Bertotto, cui è dedicato anche un titolone nel Messaggero di quest'oggi. Cuore di capitano, serve fame di vittorie o hanno sbagliato mestiere? Il tecnico del Bassano ha parlato ieri come quando aveva la fascia al braccio. Poche motivazioni, è il momento invece di fare la differenza alzando l'asticella. Bertotto che è tornato appunto nello stadio che conosce benissimo con una veste diversa, quella da mister, tecnico del Bassano, proprio dopo tra l'altro quella che era stata una disfatta del Bassano con il Pordenone 6-0 che aveva di fatto licenziato il vecchio mister, di fatto in sella da una decina di giorni sulla panchina del Bassano Virtus. Lo andiamo ad ascoltare al nostro microfono, una TV ovviamente che conosce benissimo Valerio, non si è potuto esimere da quella che è stata l'intervista post gara con noi e con i colleghi per scambiare ovviamente anche due battute, soprattutto sul momento bianconero. È un Udinese che nonostante abbia avuto dei momenti di difficoltà, ritengo che il pareggio di domenica contro la Juve abbia ridato, no, quella iniezione di fiducia, quel senso di freschezza, no, anche mentale, che ti serve per proseguire nel campionato nel migliore dei modi. Ho ereditato questa amichevole, sembrava fatta apposta, ma vi assicuro, intanto vi chiedo scusa per la voce, ma purtroppo è un difetto del mio nuovo mestiere. Si è trattato di cominciare a dare continuità sul lavoro iniziato mercoledì scorso, passata una sola settimana, però i ragazzi stanno incominciando seriamente a comprendere che il tipo di concetti su cui lavoriamo nella quotidianità possono dare dei frutti. Il test era ovviamente probante per noi, ma mi è interessato vedere la giusta mentalità e la giusta voglia nel ricercare quello su cui ci si lavora quotidianamente. Quindi sono contento, abbiamo ancora un bel percorso lungo davanti, la disponibilità da parte dei ragazzi c'è in toto, quindi con calma, con tranquillità, ma con la giusta motivazione per proseguire. Un po' di apprensione per Minesso. Ha beccato una ginocchiata tra il gluteo e la schiena, insomma, spero che non sia nulla di grave, anche perché abbiamo parecchi infortunati, per cui, insomma, dobbiamo adesso verificare le sue condizioni domani. L'ultima ovviamente è sullo stadio, l'emozione, anche se era ovviamente semivuoto per l'occasione, però di sedere sulla panchina dello stadio Friuli com'è? La partita, ah sì, mi sono seduto una volta per prendere degli appunti, sì, è vero. È la prima volta che vengo da allenatore e non da semplice spettatore, è sicuramente piacevole, è sicuramente bello, uno stadio che di per sé già dà delle sensazioni assolutamente fantastiche. Riuscire a ritornare qua in versione allenatore è molto molto piacevole. Evidentemente a Valerio non piaceva sedersi ovviamente in panchina ai tempi dell'Udinese, anche stavolta è stato quasi sempre in piedi a dare indicazioni ai suoi. Una battuta, ovviamente lì in bocca al lupo per la sua nuova avventura in quel di Bassano. Torniamo una pagina indietro perché, come detto, c'è una tematica che riguarda anche la prossima gara interna. A proposito, alle 10:30 vi avevamo ricordato l'appuntamento tra Bari e Udinese. Alle 10 invece aprono le vendite proprio per la sfida con il Palermo e in questa particolare gara ci sono due iniziative, una legata alla festa del papà, l'altra legata alle Pro Loco. Iscrizioni entro martedì per partecipare anche al concorso del gruppo più numeroso. Andiamo allora a leggere le pieghe di questo articolo. Dopo la UCI Day e il CONI Day arriva anche una serata per le Pro Loco, vi ricordiamo, gara che si disputerà domenica 19 alle ore 18. Tutti i soci, gli iscritti e simpatizzanti dei Pro Loco regionali potranno godersi il match dalla tribuna a prezzo agevolato, oltre a un prepartita fatto di intrattenimento. Per chi vuole aderire alla promozione è tutto molto semplice, si dovrà inviare la documentazione entro martedì 14 marzo, c'è una mail di riferimento info@prolocoregionefvg.org. Tutte le informazioni le trovate anche sul sito ufficiale udinese.it.
Elite. C'è anche una dichiarazione del presidente del comitato regionale Pro Loco, Walter Pezzarini. Credo che questo possa ritenersi anche un modo per dire grazie ai tanti volontari che durante l'anno operano sul territorio. Ci fa un enorme piacere aver iniziato questa collaborazione con l'Udinese, che attraverso la squadra porta in alto il nome della nostra regione in tutto il mondo, e poi ovviamente si tiene anche la porta aperta su future iniziative. Si scrive: saremo ben lieti di proseguire su questa strada. L'Udinese è un prodotto di eccellenza del territorio friulano, sinonimo di qualità e specialità. E dunque due mondi diversi che possono entrare a contatto per quanto riguarda ovviamente tante altre iniziative che si potranno costruire nel corso del tempo tra l'Udinese e la Pro Loco regionali. Prima di continuare l'approfondimento legato al mondo dello sport, ci informiamo anche su quello che è la situazione del traffico cittadino. Questa mattina, in compagnia di Sandro Favotto, a cui chiediamo qual è la situazione sulle nostre strade quest'oggi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Si segnala traffico assolutamente nella norma e scorrevole sulla viabilità cittadina, e non registriamo, diciamo, al momento alcun tipo di problematica. Preme avvisare, e questo è molto importante, che dalla mattinata di lunedì 13 marzo vi sarà la chiusura parziale della carreggiata di un primo tratto di via Tricesimo dal lato di Piazzale Chiavris per lavori di asfaltatura. Ecco, dall'intersezione con via Feletto fino all'intersezione con via Montello circa. Ecco. Si precisa che sarà garantito il transito in uscita verso nord e che sono previste deviazioni in loco. Siccome si prevede notevole rallentamento del traffico con inevitabili disagi per l'utenza, si consiglia caldamente sin d'ora di fruire di percorsi alternativi che chiaramente non comprendano, per ovvi motivi, le vie limitrofe, ove si riverserà appunto il traffico deviato. Perfetto, vice ispettore. Invece per il weekend, sostanzialmente, questo abbiamo detto, una parziale chiusura della carreggiata per la giornata di lunedì, per il weekend invece non sono previste situazioni di questo tipo? No, per il weekend no. Perfetto, grazie. Allora segniamo sul taccuino questa situazione per lunedì. Grazie al vice ispettore Sandro Favotto e buona giornata. Buona giornata a voi. Noi proseguiamo invece con l'approfondimento sul mondo sportivo locale, con quello che è una figura che conosciamo molto molto bene, quella di Ariedo Braida, che ha vissuto sicuramente una serata da sogno, una partita pazzesca, quella dell'ultimo turno di Champions League, gioia friulana nella remontata Barça. Il dirigente di Precenicco ora guida il mercato della squadra che ha steso il Paris Saint-Germain. Io ci credevo, quando in squadra hai uno come Messi, tutto diventa possibile. Ovviamente, dall'altra parte, se c'è un friulano che gode, ci sono tantissimi francesi che invece non godono affatto. L'equipe sintetizza: inqualificabili. Ed in effetti diciamo che quanto accaduto alla formazione del Paris Saint-Germain, che a 5 minuti dal termine aveva di fatto la qualificazione in tasca, il Barcellona doveva segnare 3 gol e il Barcellona in quei minuti 3 gol li ha fatti, 6-1, un punteggio clamoroso, una rimonta che entra nella storia del calcio, entra anche nella leggenda del calcio. Difficile pensare che qualcuno possa eguagliare questo ribaltone nel corso del tempo. Ribaltone quantomeno sulla carta che prova anche il Milan nell'anticipo di lusso, Juve contro il Milan, pensando al Porto, una Juventus che inevitabilmente guarda anche con più di un pensiero all'appuntamento in Champions League, anche se di fronte c'è quella che è una super sfida. Si sfidano anche due tecnici importanti come Max Allegri e Vincenzo Montella. Questi temi del calcio, che chiudiamo con altre due notizie, una legata all'Europa League con l'andata degli ottavi
con il crollo Roma a Lione, crollo nella ripresa, accettabile visto che è finita 4-2, ma qualche rimpianto per gli errori della difesa giallorossa. Mourinho a Rostov invece si ferma sull'1-1. Mourinho, abbiamo sentito anche nel corso della settimana, tante proteste per le condizioni del terreno di gioco di Rostov. E infine una foto con il nostro sponsor HS, che vestirà la Lega Nazionale Dilettanti per i prossimi 4 anni, una presentazione che ha visto presenti il numero uno del CONI Giovanni Malagò, oltre al presidente di HS Ferrigno, la foto appunto di questo accordo di sponsorizzazione. Ci fermiamo temporaneamente con il Messaggero, do immediatamente la linea a David Zanirato anche per scoprire quello che è l'approfondimento di quest'oggi, quali sono i temi che ci porterai con i tuoi collegamenti. David, buongiorno anche a te. Buongiorno Maurizio, buongiorno Friuli da Cividale del Friuli, siamo qui con il nostro Fabio Di Bernardo sul Ponte del Diavolo, perché oggi andremo a raccontarvi, a presentarvi l'Ex Festival, la seconda edizione di questo evento pensato dall'amministrazione comunale di Cividale, ma non solo, con la collaborazione di tanti enti, per mettere a confronto gli operatori della giustizia e il mondo della comunicazione, dell'informazione. Da oggi sino a domenica qui a Cividale ci saranno tantissimi incontri e tavoli di approfondimento con magistrati, avvocati, operatori della comunicazione, giornalisti, amministratori locali e non solo. Si affronteranno tanti temi, dalla criminalità organizzata, dai tempi della giustizia per quanto riguarda il mondo delle imprese, poi diritti civili e tanto altro ancora. Questa mattinata avremo diversi rappresentanti, a partire dal direttore organizzativo dell'evento, che ci spiegheranno gli incontri, la scaletta delle varie tavole le tematiche, e quindi cercheremo di capirne di più anticipando i temi di discussione di questo fine settimana a Cividale. Per il momento è tutto, a te Maurizio. Perfetto, grazie Davide, torneremo da te anche in compagnia di Angela Caino nella prossima parte di rassegna. Continuiamo a sfogliare però quelli che sono gli argomenti legati al mondo friulano dello sport con il Messaggero, con Eurodreossi, così la sciabola azzurra parla al friulano. Ora squadre ai campionati continentali Under 20 in Bulgaria, l'atleta San Giorgino scala il podio dopo il bronzo individuale, adesso inevitabile, grande attesa per i mondiali che si disputeranno in aprile. Questa è la foto della grande festa che c'è stato ovviamente al raggiungimento di questo importante traguardo. Sempre rimanendo in ambito friulano, facciamo un passaggio anche su quelle che sono le vicende del basket con la GSA che troviamo nella pagina successiva, intervista al presidente Pedone che dice Imola da battere, il futuro è gentile, questi i temi, voglio una partita super con difesa e carattere. E proprio leggendo un passaggio di intervista che potete trovare questa mattina realizzata da Antonio Simeoli, si scrive fondamentale riguardo alla partita di Imola da vincere senza se e senza ma, dobbiamo mettere a posto la classifica al più presto, mancano 7 partite, voglio che la mia squadra nonostante gli infortuni continui, ritrovi la sua anima e porti a casa un successo su un campo difficile. Dunque questo è il diktat del presidente della GSA, che vuole assolutamente rialzare il capo dopo un momento complicato, un momento particolare anche per il Pordenone. Andiamo, ci spostiamo sull'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, dopo quella che era stata appunto la vittoria rotonda sul Bassano, che ha causato anche il cambio tecnico, l'avvicendamento con l'approdo di Valerio Bertotto sulla panchina della Virtus, il Pordenone ha perso la gara successiva. Adesso c'è bisogno di tornare alla vittoria con Burrai, che tra l'altro torna a disposizione, Tedino che ritrova il suo faro. Dopo 2 gare ai box, il regista del Pordenone ha superato i problemi di pubalgia. Per il match con l'Alto Adige però sono ancora in dubbio Ingegneri e Berrettoni. Dunque ancora qualche dubbio di formazione per quanto riguarda il Pordenone. Pordenone che ritrova Bro, un ex con rimpianti in nero-verde, avrei potuto dire la mia. Questo è un altro dei temi. Sempre in questa pagina c'è anche
spazio per un nuovo accordo e decolla il progetto sociale con Friuladria protagonista, la foto, nella foto insieme al presidente Lovisa, anche soddisfazione per uno stage al Genoa per i talenti Borsoi e Maset, dimostrazione di quello che è anche il proseguimento del cammino di crescita da parte del mondo della Lega Pro. Sfogliamo rapidamente il Gazzettino prima di chiudere l'approfondimento sportivo che riapriremo con taglio nazionale nell'ultima parte della nostra rassegna. Il Gazzettino sottolinea come di fatto ci sia ancora qualche fastidio per Cyril Theroux, che ha ancora faticato nel test con il Bassano. Kums ha invece dato segnale di crescita, l'attaccante francese non è apparso nelle condizioni migliori. Per Felipe, si scrive, sarà utile l'allenamento odierno, quindi indicazioni sull'impiego o meno del difensore italo-brasiliano saranno appunto arriveranno dalla seduta di oggi. Si sottolinea come con il Palermo parta da oggi la prevendita con biglietti da 40-15 euro, anche qui tutte le info su udinese.it. La voglia di Angella e il lavoro di Bertotto ripresi anche dalla spalla. Abbiamo già sentito le due interviste precedentemente. Interessante anche l'approfondimento in taglio basso di Marco Agrusti. Un muro tra Del Neri e Zeman. I due si sono affrontati soltanto in un'occasione. Allenatori diversi con carriere parallele, ma una volta il boemo punse il tecnico friulano. Su Del Neri non mi pronuncio visto che fa cose che non sono nel mio spirito, disse nel 2010 in un'intervista in cui definì anticalcio l'Inter campione d'Europa di Mourinho. Insomma, Zeman mai banale, un solo punto di contatto appunto nella stagione 2004-2005, quindi questo l'unico precedente. A febbraio del 2005 al Via del Mare finì 1-1 con il Lecce che dominò e la Roma già caduta nel vortice negativo, dunque la sfida tra il Lecce allora allenato di Zeman e la Roma di Gigi Del Neri. Questo di fatto è l'unico che però diventerà, raddoppierà nella sfida di Pescara, dove i due ovviamente siedono su panchine completamente differenti, dove l'Udinese vuole cercare di strappare tre punti preziosi, intanto per ritornare a vincere e poi per allungare su quella che è una delle formazioni alle spalle. Bolzonello dice playoff da protagonisti, questo il tema del Pordenone, invece nell'approfondimento scelto dal Gazzettino, Tedino e il suo staff sono una garanzia. Lovisa, con lui 7 anni fantastici. L'ex sindaco, inquadrato anche in questa foto allo stadio, punta dunque su questo team, sulla garanzia, sul suo Pordenone. 4 ramarri sono a rischio con il Sud Tirol. L'unica nota positiva, si sottolinea, è il recupero di Misuraca. Anche qui si evidenzia quella che è la bella realtà di Borsoi e di Maset, che si sono allenati dai giovanissimi regionali con i pari età del Genoa. Classifica 2017, Reggiana e Padova raccolgono 7 punti in più dei neroverdi, con Venezia e Parma che con 19 e 17 rispettivamente hanno preso il volo. La foto tra l'altro è dedicata a quello che è anche un ex bianconero come Alexander Geico. Chiudiamo la rassegna sportiva, torneremo tra poco in diretta per il consueto approfondimento. Ovviamente nell'ultima parte andremo ad approfondire anche tutte le tematiche di stampo nazionale. Restate con noi.